101 storie Black Jesus. L'America raccontata da Federico Buffa. Molti di voi probabilmente avranno visto 8 Mile. 8 Mile è un gioiello di film con Eminem che sostanzialmente interpreta se stesso. La 8 Mile è quella lunga via nella parte centrale di Detroit che divide la città. Di qua quelli bianchi, quelli che hanno i soldi, quelli che normalmente hanno un lavoro, dall'altra parte gli altri. Detroit, come tante città di questo tipo negli Stati Uniti, ha sempre allevato grandi campioni nello sport. Ma se volete una città dello stato del Michigan che ne alleva continuativamente in relazione alla popolazione, andate un po' più a nord, a Flint. Flint è un luogo disastrato degli Stati Uniti. La General Motors chiuse anni fa, la disoccupazione è un fatto normale. E se immaginate che lo stadio di football ha come sponsor l'azienda di pompe funebri, vi rendete conto di quanti ragazzi americani di Flint perdono la vita in circostanze che non immaginereste nemmeno. Proprio per questo lo sport è salvezza. Ecco perché tantissimi giocatori nell'NBA, i cosiddetti Flintstone, che sarebbero gli antenati di Hanna e Barbera, vengono da Flint. Io ne ho conosciute due ragazze, le gemelle McGee, statuarie, direi michelangiolesche, 186 centimetri, levigate, bellissime e anche con un brutto carattere. Giocavano a pallacanestro prima che ci fosse la lega professionistica e quindi spesso vennero a giocare anche in Europa. Erano due ragazze molto particolari con il loro caratterino. Quando discutevano tra di loro, la faccenda si rendeva abbastanza grigia, nel senso che la discussione tra di loro tracimava spesso uomini, soldi, donne, insomma le normali questioni di sorelle. Il problema è che era quando la discussione si faceva un po' troppo calda, una delle due lasciava la stanza, andava in cucina e rientrava. Due guantoni a testa, noi fermi allibiti. Le due in guardia inglese si picchiano in 5 round più o meno per 10 minuti per una semplicissima questione di chi doveva fare i piatti. Una delle due vince, l'altra lascia lì i guantoni e va a fare i piatti. Le gemelle McGee, due perfette Flintstones.